sembra che manchi qua. Ma manca il naso, mi sono dimenticato il naso, eh! Ecco. Ah. È di legno, eh? È di legno, maestro, ma sembra un bambino vero, eh? E come lo chiameremo, eh? Come lo chiamo? Beh, siccome, guardi, siccome è fatto di legno, di pino, io lo chiamerei Pino. Oh, no. No, con Pino. Pinocchio! Pinocchio, sì, lo chiamerò Pinocchio, questo nome gli porterà fortuna. Ma attenti, guardate, è velocissimo, sta scappando, prendetelo, ferma! Ma sono i carabinieri, ma è scappato di casa, ma cosa avrà combinato? Ha unito l'Italia quando è stato scritto, dal nord a sud. Il primo libro, il più importante della scuola d'obbligo, è stato Pinocchio. Dagli anni 40 agli anni 50, quando ogni regione o piccolo paese ha voluto valorizzare il proprio dialetto, come avete sentito stasera, tutti si sono rivolti a Pinocchio. E quindi la seconda rivalutazione della nostra lingua nasce da Pinocchio due volte, praticamente. Io ho 45 Pinocchi in 45 dialetti diversi italiani. Dal latino, il primo, Pinoculus, che nel 50 era libro d'obbligo per tutti gli studenti del classico, arriviamo all'ultimo, che è appunto questo, praticamente è stampato proprio a San Pier di Sonzo. Grande appetito, ma si sedettero al tavolo. Buonasera signori, cosa vi porta di buono? Senta signor, ho lo stomaco in ribalto, ma potessi mangiare poco, ma sai poco, ma è un vassoio grande con 35 sardelle mainsaur e vi sin 4 porzioni di figa alla veneziana. No, 35 sardelle e 4 porzioni di figa alla veneziana, bene. Poi, senza mai smettere di cantare, batté 3 volte le mani. A quel segnale un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra. La fata gli disse di staccare con il suo becco il nodo scorsoio che stringeva il collo di Pinocchio. E dopo aveva una pariglia nuova di pelle lustra con figlie e morti di ottone, di capelli e bianchi all'orecchio, la criniera divisa in tanti piccolini legati con fiocchetti di seta e una fascia d'oro con ricami di velluto parambro e celeste. Era insomma un cupino da far innamorare. Dopo una lunga e ancorosa presentazione, il direttore ordinò: al passo, al troppo, al galoppo! E fin qui Pinocchio fu perfetto e ubbidiente. Ma quando il direttore ordinò alla carica, sparando un colpo di pistola per dar carattere alla scena, il ciuchino cadde fingendo di essere ferito e gli applausi raddoppiarono.